Al via le visite a Cremona e provincia da parte dei candidati alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, quando i cittadini lombardi saranno chiamati a votare per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione Lombardia. Oggi è stato il turno di Letizia Moratti, candidata a Presidente, che dopo la visita a Casalmaggiore, in cui avrebbe promesso la riapertura del punto nascita dell'Olio Po, ha raggiunto l'Associazione Industriali di Cremona con il suo bus elettorale. Una provincia che ha anche un tasso di export molto interessante, molto importante e anche superiore alla media della nostra regione. È una provincia che ha però necessità di avere un grande miglioramento nell'ambito delle infrastrutture. Quindi sicuramente il progetto Cremona-Mantova, il collegamento sul Po tra Colorno e Casalmaggiore, naturalmente nell'ambito della provincia della Cremona-Mantova anche le opere compensative e il porto di Cremona, che potrebbe diventare un progetto logistico molto importante per i collegamenti sia con Mantova che con Milano. Letizia Moratti, in precedenza vicepresidente ed assessore al welfare della Giunta Fontana, aveva fortemente voluto la costruzione del nuovo ospedale a Cremona. Deve essere proseguito il rafforzamento sulla sanità territoriale, quindi case di comunità e ospedali di comunità, e bisogna insistere col governo, cosa che io ho fatto e che continuerò a fare, per avere medici di medicina generale che non dipendono dalle regioni, dipendono dal governo e che invece dovrebbero poter destinare un numero di ore aggiuntive rispetto a quelle che hanno come liberi professionisti a disposizione delle regioni per poterli indirizzare là dove serve, quindi per esempio case di comunità e assistenza domiciliare integrata.